Dunque, una bellissima esperienza, posso dire, perché è vero, sono 70 cattolici, ma i cristiani ad Antiochia sono più di 1000 e poi ci sono tanti, tanti pellegrini che l'anno scorso sono stati oltre 450 gruppi che fanno circa da 15.000 a 20.000 pellegrini cattolici che sono venuti ad Antiochia. Quindi sono il parroco di una piccola comunità, ma in definitiva poi sono parroco anche di una mondiale, in quanto sono venuti gruppi un po' da tutto il mondo. Andando a scorrere, a un certo punto ci è venuta la curiosità di andare ad aprire una clip, ecco, del coro arcobaleno di Antiochia. Lo vediamo adesso, ce lo manda la regia e poi lo commentiamo con Padre Domenico. Da Monchio di Palagono in provincia di Modena, quindi dall'Appennino modenese alla Turchia, da dove vive, da dove è arrivato dove è arrivato nel 1966, quindi la conosce bene la realtà turca. E il coro arcobaleno, che cos'è, significa per voi? Dunque, prima è iniziato a cominciarsi a chiamare il coro arcobaleno, è stata un'iniziativa della prefettura, in quanto ogni anno, quando c'è l'apertura dell'anno del turismo, fanno una giornata, la fanno in una città o nell'altra, e nel 66, nel 2006 era ad Antiochia. Allora la prefettura ha lanciato quest'idea di vedere se tutti erano disponibili, le varie chiese, a partecipare a questo, a fare un coro insieme, e ognuno però cantava i propri canti religiosi, ecco. Allora è iniziato con questa cosa che è stata una bellissima esperienza, che è stata fatta nel museo della città, quindi in un ambiente, diciamo così, anche molto suggestivo, storico, tutti questi mosaici circondato. E poi era anche un ambiente abbastanza un po' limitato, allora anche questo, il coro ha dato anche maggiore risonanza a questo qua, era anche molto più suggestivo. La settimana scorsa è venuto qui il vescovo ortodosso di Los Angeles e allora mi aveva invitato la Chiesa ortodossa a partecipare, ha fatto i vespri e poi dopo hanno fatto anche un pranzo organizzato per gli ospiti, era il vescovo con una ventina di persone, e si è avvicinato a me uno di questi qua, questi americani, mi ha detto: "Ah, ma voi altri qui viene anche la Chiesa ortodossa?" Sì, dico, vengono, partecipiamo, condividiamo insieme. Per lui era una cosa molto straordinaria, invece per noi è una cosa normalissima quella della condivisione, di essere insieme, di anche mangiare, pregare insieme, è una cosa normalissima, invece penso che a Los Angeles questa qua è una cosa che deve ancora arrivare.